E torna su Rai 1 Sandokan, reso celebre da Kabir Bedi nell'iconico sceneggiato Rai degli anni 70. Il pirata della Malesia avrà il volto di Jean Yaman, l'inviato Emiliano Condò, è andato sul set. Vediamo. 3, 2, 1 and action! Il consolato di Labuan, la Malesia, i suoi tesori, le sue perle, in realtà è la Lamezia Terme, magia del cinema, non te ne accorgi. Ma sul set, che è un brulicare di costumi, dettagli da limare, Sandokan sì, lo riconosci subito. Sandokan, come fai a non stare con Sandokan? Come fai a non essere preso dalla perla di Labuan? Come fai a non soffrire con il padre della perla quando viene portata via da casa? Come fai a non ridere alla simpatia di uno Yanez? Già Sandokan, dici pirata, e non rende l'idea, fiero ed elegante, magnetico e terribile, le sfaccettature di un'anima plasmata dal genio di Emilio Salgari. Sandokan! Jean Yaman raccoglie il testimone di un'icona che nell'immaginario collettivo ha i lineamenti di Kabir Bedi. Per essere Sandokan servono mente e corpo, studio e allenamento. Ho fatto tanti allenamenti di fighting, tanti allenamenti di spada, ormai sono diventato un esperto di coltello e spada, questi movimenti. Ho imparato come cavalcare, ho fatto tanta equitazione, ora sono un buon amico dei cavalli. E poi Marianna, l'esordiente Alana Blur, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, si gira e no, non è un giorno come gli altri. Il naufrago Sandokan incontra il padre di Marianna, tutto sta per cambiare, a noi invece non resta che attendere.